Ma è una protesta che sicuramente serve per risvegliare un po' gli animi a chi è che deve governarci, perché mi sembra che la situazione sia abbastanza drammatica. E i commercianti, tutti quelli che hanno l'attività in questo momento stanno pagando sicuramente un prezzo altissimo che molti di essi non riusciranno a vedere la fine di questa situazione. Purtroppo, alcune riapriranno forse, ma molte non riapriranno mai e questo sarà veramente una perdita importante per tutto il nostro paese. Anche perché un'attività non è che si costruisce in pochi giorni e un'attività non crea posti di lavoro in pochi giorni, ma ci vogliono del tempo, quindi perderemo delle attività e dei tanti posti di lavoro. Le varie chiusure riguardano sempre, solo ed esclusivamente le imprese del terziario. Altri settori hanno fatto a malapena 15 giorni di chiusura. Queste quindi sono le nostre richieste, una richiesta soprattutto di una gestione diversa della situazione pandemica, che non può essere solo ed esclusivamente fatta a suon di chiusure. Dire che il virus di giorno non circola, per cui si può andare a mangiare al ristorante, ma la sera il virus esce di casa come fosse la tigre del Bengala a cercare la preda da aggredire, non ha senso. I negozi chiudono, la gente, qualcuno si sta buttando dalla finestra, come si suol dire. Quindi la situazione è grave, la presenza di tutta questa gente lo dimostra. E noi vogliamo rappresentare questa situazione drammatica alle autorità. Speriamo che ci ascoltino. Sì, momento difficile per la ristorazione. Noi siamo qui per ribadire che salute e lavoro possono convivere. Ci sono dei protocolli, noi siamo dei professionisti, siamo pronti a rispettare i protocolli. Chiediamo che in fascia gialla si possa aprire a pranzo e si possa aprire anche a cena. In fascia arancione che si possa aprire perlomeno a pranzo. Del resto sono troppi mesi che tutto viene scaricato sulla nostra categoria, quindi abbiamo bisogno di attenzione, di ristori e di riaprire prima possibile. Non abbiamo bisogno di mancette, ma abbiamo bisogno di lavorare. Lavoro, lavoro, lavoro. È una ricchezza di imprenditorialità perché gli italiani si mettono a fare impresa, quindi c'è dinamismo, quindi c'è fantasia e questa è la realtà vera. Ma noi ora vediamo, insomma, sono 32 miliardi lo scostamento di bilancio che ancora non sono stati distribuiti, sono da gennaio, siamo già a fine febbraio e quindi questa è la considerazione della politica nei confronti delle imprese. 32 miliardi che sono lì, che debbono essere spesi. Alla salute ci teniamo tutti, noi ci teniamo molto per tutta la comunità, ma pretendiamo a questo punto, dopo un anno di solo chiusure, di avere delle regole che possano conciliare il mondo del lavoro e il mondo della salute. Vogliamo lavorare.